Che vi avevo detto, ragazzi? Che vi avevo detto? Io ero sicuro che questa sarebbe stata una Premier League di quelle pazzesche. E questa partita lo ha dimostrato, sta dimostrando la mia tesi. Ci arriviamo con calma perché era una sfida di quelle exaggerated, ragazzi. Mourinho versus Carletto Ancelotti. Ciao e bella a tutti da me, dalla cantina. Detto questo, prima di continuare, tantissimi mi piace per supportare tutti questi post partita non di Serie A, se ne volete tanti altri, iscrivetevi a questo canale cliccando qui, mi raccomando attivate la campanella per non perdervi tutti i miei nuovi contenuti, ma iscrivetevi anche al mio primo canale, trovate tutto cliccando qui. Detto questo, Premier League, prima giornata, Tottenham-Everton. Ragazzi, lo ripeto, Tottenham-Everton. È stata una partita alla fine equilibrata, perché andando a guardare il possesso palla 49 Tottenham, 51 Everton. I tiri, 10 nello specchio per il Tottenham, 15, 10 totali per il Tottenham, 15 totali per l'Everton nello specchio, 5 tiri per il Tottenham e 4 per l'Everton. Quindi una partita completamente equilibrata. Ma soprattutto abbiamo visto l'esordio di calciatori del calibro di James Rodriguez ed Allan, acquisti fortemente richiesti proprio da Carletto Ancelotti per affrontare questa Premier League. E questi acquisti sicuramente gli stanno dando ragione. Perché? Perché Ancelotti sta trovando la quadra del cerchio, ragazzi. Lo scorso anno Ancelotti è stato chiamato all'Everton per sistemare una situazione di classifica alquanto difficile. Ci è riuscito perché si sono salvati per come se stavano a mette, ma quest'anno ovviamente vogliono fare il salto di qualità, vogliono fare quel qualcosa in più, tant'è che se ne vanno ovviamente in casa del Tottenham e gli rubano onestamente parlando 3 punti. In realtà questa poteva essere tranquillamente una partita da tripla. Il Tottenham, diciamo che avrebbe dovuto fare quel qualcosa in più, non dico vincere, ma almeno portarsi a casa un pareggio, perché te la stai giocando in casa. Dice, senza pubblico, fa niente che senza pubblico, regà, cioè, stai a giocare in casa, sei il Tottenham, negli ultimi anni il Tottenham è stato il Tottenham, l'Everton è ok. Secondo me, regà, e lo abbiamo visto anche nella partita Liverpool-Leeds, anche il Leeds potrebbe dire la sua, così come il Tottenham. Queste sono mine vaganti che comunque hanno speso soldini sul calciomercato e non faranno sconti a nessuno, al Liverpool, al Manchester United, al Manchester City, all'Arsenal, al Chelsea e via dicendo. Come ho detto Chelsea? Mi è piaciuto? Ecco, so curioso di vedere domani la partita del Chelsea contro il Brighton, ma devono recuperare la prima giornata perché il City l'hanno rimandata. E stessa cosa al Manchester United, quindi sta prima giornata della Premier League non è piena, però abbiamo avuto modo sicuramente di vedere qualche situazione sorpresa. Per me questa di oggi possiamo definirla una sorpresa, ma non troppo, non era inaspettata eventualmente una vittoria dell'Everton, lo è perché alla fine, insomma, vediamo quel che accadrà. Chi vincerà secondo voi la Premier League quest'anno? La vincerà sempre Liverpool o ci sarà una sorpresa clamorosa? Io proprio l'altro giorno ho fatto un sondaggio nella community di YouTube e mi avete detto la vincerà il Chelsea per tutti gli acquisti che ha fatto. Vediamo, non sarà facile perché non bastano solo gli acquisti economici fatti, poi devi anche dimostrare sul campo. Però ripeto, io quest'anno la Premier League me la guarderò, non che non l'ho mai guardata, sempre guardata, però quest'anno con un occhio di riguardo in particolar modo. Voglio proprio vedere quello che combinano, soprattutto su questi scontri diretti un po' così. E poi vi dico la verità, le partite del Loco Bielsa, del Leeds, non dico che le vedrò tutte, ma la maggior parte sicuramente le voglio proprio guardare, perché secondo me il Leeds non retrocederà, ragazzi. Fu così che retrocesse in una maniera di quelle vergognose. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, tanti mi piace su questo video se volete nuovi contenuti della Premier League. Oggi, oh, Ancelotti batte Mourinho, ma pure Mourinho è Mourinho. La vostra qui sotto nei commenti, cliccate, iscrivetevi, attivate le campanelle, mi raccomando. Profili social, li trovate in descrizione e contenuti consigliati. La partita è finita, colpaccio, segna Calvert-Lewin, non mi ricordo se l'ho detto, assist di Digne, calcio di punizione, sto sinistro che rientra, colpo di testa sotto l'incrocio dei pali e buonanotte suonatore, colpaccio secondo me pazzesco / forse clamoroso. Ciao.